Che cosa sono i giovani in merda? Ci avete mai avuto a che fare? Li avete mai incontrati per strada? Forse ce n'è uno nascosto nel solito gruppo di amici con il quale esci ogni sabato sera. Oppure si nasconde nella vostra stessa abitazione. I giovani in merda sono dappertutto e sono difficili da scovare. Il giovane in merda può essere sia di sesso maschile che femminile. Determinate persone, ma soprattutto quelli che mi seguono, da questa definizione giovani in merda potrebbero scambiarlo per uno spermino. E invece no, diciamo che il giovane merda è una sorta di spermino di stadio avanzato, uno spermino 2.0. Il giovane merda non è più un ragazzino che perde tempo su YouTube a guardare le nostre stronzate. No, lui è cresciuto, ormai è un universitario da 10 anni, un po' troppo fuori corso. Capiamoci, il giovane merda è una sorta di saputello, un intellettualoide di terzo millennio. Crede di sapere tutto, di essere informato su ogni cosa e di essere in grado di parlare di qualsiasi cosa. È convinto di essere acculturato solo per aver letto 2 stronzate su Wikipedia oppure su qualche blog frequentato unicamente da altri giovani merda. Invece alcuni di loro si sentono un po' più artistoidi. Si dice? Si dice. Sì, si sentono artisti solo perché portano una sciarpetta intorno al collo e si mettono a discutere, a parlare di avanguardie del ventennio, di arte contemporanea e sperimentale, solo perché hanno visto un paio di documentari su Sky. Si fanno ad esempio la tessera, l'abbonamento per andare a visitare tutti i musei della loro città, anche se poi non ci metteranno mai piede. Lo fanno unicamente per fare bella figura davanti agli amici quando escono nei loro locali radical chic, infighettiti. Senti, questa domenica hai da fare? Tirano fuori la loro agenda con la pelle ricamata e con la loro pennina eco biologica. I giorni sono tutti vuoti. Guardano domenica, mi spiace, devo andare a vedere la mostra di Magritte. Surrealismo, sai com'è. Il giovane merda è un esperto di musica solo perché ci sta l'amico di un amico che ha una cugina che gestisce un locale dove ogni venerdì sera c'è la serata concerti e ci sta sempre il solito gruppo indie di merda, composto da un quartetto di altri giovani merda, e suonano un genere di musica sperimentale, progressive, underground, synth power, electropop. Una cosa del genere. Tradotto in parole povere, musica di merda che fa schifo anche i giovani merda, però a loro piace solo per sentirsi distanti dalla massa. Si sentono esperti di cinema solo per essere tornati la sera tardi e incidentalmente sono capitati nel programma di Marzullo a notte fonda a parlare della nuova pellicola che sta per uscire del famoso regista, autore pakistano che nessuno si incula, solo il giovane merda che in realtà a lui non frega un cazzo del film. Però capite, hai un nome in più nella lista da poter spiattellare in faccia agli amici. Ragazzi, l'avete visto l'ultimo film? Amore represso dentro una scatoletta di sabbia. Una roba così. Un film bellissimo, tante emozioni. E poi iniziano con i loro sproloqui di filosofia, metafisica, cose che non hanno nessun nesso, nessun senso, però dire cose a caso magari si ha la speranza di colpire qualcuno. Ok, nel profondo. I giovani merda si comportano così perché si sentono complessi e vogliono apparire in questo modo, anche se hanno sempre la paura di essere etichettati come dei semplici idioti. Questi sono solamente piccoli passaggi di quello che è il mondo immenso dei giovani merda. Avremo modo di approfondire, fidatevi, in altri video. Fidatevi. Però questo è un video per anticipare anche quello che è il libro illustrato dei giovani in merda, che sarà distribuito da Magic Press Edizioni, che uscirà, si spera, a novembre, se tutto va bene, se il giovane merda in questione, Boban Pezov, riuscirà, diciamo, a finire tutte le tavole, giusto? Comunque, il libro è una sorta di manuale, composto da centinaia e centinaia di voci che sono messe in ordine alfabetico, dove vanno a definire quello che è il mondo del giovane merda. Tutte le voci sono state scritte e ideate da Amleto De Silva, in arte AMLO. Per chi non lo conosce, vi consiglio assolutamente di andare a leggere i suoi precedenti lavori, come ad esempio Degenerati, oppure La nobile arte di misurarsi la palla. E ovviamente il mio preferito, che adesso non ho qua perché non sono riuscito a trovarlo, l'avrò lasciato da qualche parte, Stronzology, praticamente una sorta di piccolo manuale, no? Una piccola Bibbia che vi dovete sempre portare appresso per riconoscere gli stronzi, ok? Il mondo è fatto di tanti stronzi, ci sono
Dappertutto, anche dietro l'angolo, vi può capitare di incontrare uno stronzo che è pronto lì ad incularvi. E questo piccolo manuale di Amleto de Silva vi aiuterà parecchio. Tutti i 3 libri li potete anche acquistare, trovate i link qua sotto in descrizione. E qual è il mio ruolo nel libro illustrato dei giovani merda? Ovviamente realizzare le illustrazioni di alcune voci, illustrazioni e vignette. Sono orgoglioso di questa cosa e non vedo l'ora che esca. Vi piacerà, ne sono sicuro, ma soprattutto adorerete lo stile pungente di AMLO, il suo cinismo e il suo modo di fare ironia. E fidatevi che io ho tanto da imparare da questo grandissimo maestro. Quindi, i giovani in merda, aspettiamoli al varco coi loro risvoltini orribili, coi loro pantaloni a bretelle, con quelle camicie a strozzo a quadrettoni e con le loro orribili Vans a scacchiera. Aspettiamoli, ok? E qualcuno forse in questo momento si chiederà: ma Boba, ma tu per caso rientri nella categoria di giovani in merda?